Riflettiamo su questa frase: l'egoismo, la tircheria, l'avidità, l'accentratura in se stessi non pagano in economia come in amore. Questo è il fatturato di un'impresa, queste sono le spese e queste sono le spese per il lavoro, le tasse e il profitto vero e proprio. Chi ragioni in modo egoista, cosa tenderà a fare? Tenderà ad ampliare il più possibile questa fetta qua, a scapito di queste altre, cioè ridurre il costo del lavoro e pagare meno tasse possibili. Ora, facendo in questo modo, cosa accade? Che se lo fa solo lui e gli altri continuano a fare come prima, cioè pagano le tasse e pagano il costo del lavoro a livello corretto, lui naturalmente ne trarrà vantaggio. Quindi il disonesto, il profittatore, nei tempi brevi riesce a farla franca. Nei tempi più lunghi però non è così, perché appartiene a un sistema. E se tutti facessero così, cosa accade? Accade che aumentano i profitti delle imprese, si riduce il reddito da lavoro, si riducono le tassazioni. La tassazione vuol dire che ci sono meno servizi sociali, quindi il costo della vita aumenta. Meno reddito da lavoro significa che c'è minore domanda interna. Quindi, che cosa succede? Che dei prodotti sempre più rimarranno invenduti. Quindi chi specula come imprenditore e cerca di acquisire sempre più profitti sta generando un'economia globalmente intorno a lui che è in perdita. E infatti si dice che la microeconomia e la macroeconomia sono, come dire, in conflitto, nel senso che a quello che è vero a livello di microeconomia, più risparmi in tasse e in salari, più guadagno, non è vero in macroeconomia, perché quelli che microeconomia sono dei costi, questo sono dei costi, in macroeconomia sono dei valori, cioè è un valore l'incremento di reddito dei lavoratori ed è un valore un incremento delle mezzi dello Stato a servizio dei cittadini. C'è poi un'altra cosa, se come imprenditore quel profitto io anziché reinvestirlo nell'impresa per renderla più produttiva, lo investo in prodotti finanziari, io compio un terzo tradimento terribile, perché sottraggo all'impresa la linfa che la renderà competitiva nel futuro. Ma è proprio quello che è successo nell'economia, da quando, per le ragioni che sono spiegate benissimo da Nino Galloni, e non sto a ripetere qui, più conveniente investire sugli aspetti finanziari che non sugli aspetti economici, cioè sull'economia reale ci investe sempre meno persone e quindi la finanza fa sempre più la parte del leone. Adesso guardiamolo in termini personali. Immaginiamo una persona all'interno di un gruppo, la quale cerca di massimizzare i suoi profitti. A scapito di cosa? A scapito degli altri, perché se siamo all'interno di un gruppo, mettiamo che dobbiamo gestire un'impresa qualunque, io cerco di fare il meno possibile. Faccio il meno possibile guadagnando quanto gli altri, io apparentemente, no, sto facendo un'azione che incrementa il mio profitto, cioè mi fa aumentare le entrate e mi riduce le uscite, che sono l'impegno. Quindi mi impegno sempre di meno e cerco di guadagnare sempre di più. Ora, questo cosa produrrà con il tempo? Produrrà che le mie relazioni con gli altri si cominceranno a incrinare. Ecco. Quindi la mia tircheria, la mia chiusura farà sì che io non vivo più in un mondo psichicamente sano, ma in un mondo in cui gli altri cominciano ad avercela con me. E io mi devo difendere, ora contando balle a me stesso, oppure sentendo paura e così via. Comincerò quindi a vivere male. Com'è che posso vivere bene in un gruppo? Io vivo bene in un gruppo se io aumento la mia generosità, cioè sono pronto a fare di più, a togliere peso ad altri. Perché?
Perché se gli altri cominciano ad imitarmi, e questo è possibile in determinati contesti, allora la produttività dell'intero gruppo crescerà. Ciascuno farà di più di quello che gli è richiesto. Quindi ci sarà un'economia del dono e del controdono. A questi punti la relazione avviene così tra anime, in cui, ecco cosa succede, c'è un incremento sia di valore relazionale, sia di valore di prodotto, di quello che il gruppo produce. Questo vale anche in una coppia. E vale in una coppia anche il rapporto basato sulla tirchieria e sul reciproco sfruttamento. Ognuno cerca di dare il meno possibile e prendere di più. E che cosa succede? Questa è la struttura tipicamente dell'ego. Dopo un po', che cosa succede? Che dentro quella coppia si sta veramente male. Si cominciano a creare disagi tutta da tutto. Non solo la coppia, ma poi anche la famiglia. Quindi vediamo che in economia, vi ho fatto vedere prima, e come nel resto, nelle relazioni personali, l'egoismo, l'egocentrismo pagano in tempi brevi, molto brevi. Nei tempi lunghi queste cose creano soltanto danno e disagio a se stessi e agli altri.